Buongiorno a tutti e bentornati a questo appuntamento con le video interviste del canale I Tuoi Diritti. Oggi il tema che abbiamo scelto in collaborazione con Giuffra Editore è quello del testamento, come fare testamento. Per questo motivo abbiamo invitato qui con noi il notaio Francesco Valienti, che è componente Consiglio Notario di Torino, cui diamo il benvenuto, per dare un bel po' di risposte alle domande dei lettori, che sono tantissime tra l'altro. Sono sicuramente, come sempre, molto sentite, in questo caso in particolar modo credo più anche in altri temi, e quindi entrerei subito sul tema. La prima domanda che le faccio, tanto per inquadrare un po' il tema, è quello delle tipologie di testamento che sono presenti. Quindi cerchiamo di spiegare un pochettino questa cosa e poi entriamo sulle domande. Prego. Benissimo, saluto tutti quanti. Tipologie di testamento. Il nostro codice, la nostra legislazione ne prevede in realtà tre tipologie. Prevede il testamento, diciamo anche i nomi, il testamento olografo, il testamento pubblico e il testamento segreto. Escludiamo quest'ultimo perché nella prassi non si applica, è una procedura un po' più complicata da fare, una cosa un po' più per tecnici del diritto. Parliamo dei primi due, del testamento olografo e del testamento pubblico. Il testamento olografo è quello più facile. Chi è in grado di scrivere, si scrive il proprio testamento di pugno, mette una data e lo firma. E quel documento, dovunque sia scritto, vale, per disporre della propria successione. Nel momento in cui colui che l'ha scritto morirà e quindi si aprirà la successione, quel documento andrà portato dal notaio che farà un atto che si chiama verbale di pubblicazione del testamento e darà corso alla successione così come voluta da parte del decuius, da parte del morto. Cerco di non parlare in modo troppo Sì, tecnico, ogni tanto cerchiamo di semplificare tutto. qualche parola mi scappa. Secondo me questo testamento da parte di chi è in grado di scrivere, da chi è consapevole delle proprie volontà, è sicuramente quello preferibile, il più Forma più semplice, semplice per. salta ogni passaggio burocratico, è più economico perché è semplicemente scritto su un foglio di carta, senza un aggravio di costi. Questo testamento deve essere però conservato, perché a un certo punto deve essere portato, al momento della morte di colui che l'ha scritto, deve essere portato dal notaio, per dar corso all'esecuzione del testamento. Non deve essere perso, non deve essere strappato. I problemi che possono nascere collegati a questo testamento sono quelli proprio del suo smarrimento o del fatto che magari un erede contrario a quello che c'è scritto sopra, lo legga e se lo tenga, lo strappi, non lo porti dal notaio per dar corso all'esecuzione del testamento. Proprio per questo motivo, tanti clienti chiedono un deposito fiduciario di questo testamento olografo. Lo portano dal notaio che, come professionista, fiduciariamente lo conserva e lo tiene fino al momento in cui qualcuno gli chiederà la pubblicazione. Diverso è il testamento pubblico. Il testamento pubblico è quello che viene redatto dal notaio, il testamento forse nella forma più tradizionale, si va dal notaio e si redige il testamento. Devo anche dire che tante persone vengono da me chiedendo di redigere testamento pubblico all'osservazione che ha lo stesso valore del testamento olografo, ma un aggravio di costi, effettivamente preferiscono poi optare per, ma con mia, con, personalmente li spingo verso questa strada, perché il testamento olografo, proprio volendo parlare di costi, non ha costi. Non è Scritto un sulla proprio carta documento, punto, basta. del formaggino e Certo, portato poi vale. dal notaio, vale. Quindi. Il testamento pubblico invece è un vero e proprio atto, e quindi c'è una consulenza del notaio, per carità, però alla fine ha anche un costo variabile, insomma, dipende dall'attività che è stata svolta. Tra l'altro, per entrare anche in concreto su qualche domanda, per esempio c'è una delle domande sulla firma autentica, Sì. nel senso che questo nostro lettore ci scrive: ho cambiato diverse volte il testamento olografo, non ho eredi legittimi, quindi posso voglio lasciare a chi mi piace, poi vedremo se è veramente così. E i parenti ovviamente cercheranno cavilli. Se la mia firma è autenticata in un municipio, acquisisce il maggior potere per non essere impugnata? No,
No, anzi, forse bisogna stare anche attenti a questo aspetto, perché il testamento olografo è valido purché scritto di pugno e firmato da parte di colui che vuole disporre dei propri beni. Non serve a niente a quel punto una autentica in comune, che sarebbe in realtà sbagliata perché non esula dai poteri del funzionario comunale. Non serve proprio a niente, non serve neppure a evitare un'impugnativa da parte dei propri parenti. Nella mia vita professionale, anzi proprio al Consiglio Notarile di Torino, racconto un episodio che non vorrei ricapitasse sinceramente. In un'occasione abbiamo visto un testamento scritto a macchina, firmato da parte del testatore, e la firma era stata autenticata in comune. Quel testamento è nullo. Quel testamento non vale perché non ha i requisiti del testamento pubblico e non ha i requisiti del testamento olografo, quindi evitiamo questo di combinare questo pasticcio. Il testamento olografo è valido purché scritto interamente di pugno da parte di colui che facciamo ne vuole disporre. Facciamo uno sforzo, scriviamo a mano, scriviamo bene, ma scriviamo a mano. Se invece non si è in grado di scrivere, che capita, le persone arrivati a una certa età a volte non sempre sono in grado di scrivere, in quel caso ci si deve per forza rivolgere dal notaio. Per entrare invece in altri temi, che probabilmente forse è il tema principale di questa nostra video chat, è la cosiddetta legittima, che poi alla fine quasi tutte le domande girano attorno a questo. Io le chiederei di spiegarle e poi magari entriamo in qualche tema specifico. Che cos'è questa legittima? Certo. C'è un... il legislatore ha previsto che non si potesse disporre pienamente, perfettamente come si vuole dei propri beni, perché ha ritenuto che determinate categorie di parenti debbano comunque essere tutelati. Si parla di legittimari. E quindi ha detto che comunque questi soggetti hanno diritto di chiedere una propria quota, una quota di spettanza. Si tratta del coniuge, dei figli e degli ascendenti in assenza però in questo caso di figli, quindi genitori in assenza di figli. Domanda che molto spesso mi viene fatta nel mio studio è se al fratello o alla sorella spetta una quota quale legittimario, e la risposta è no. A fratello e sorella non spetta una quota quale legittimario. Di fronte quindi a colui che vuole disporre per testamento e che ha solo fratelli o sorelle, in realtà questi può disporre come meglio ritiene. In presenza invece di una moglie, dei figli o in assenza di figli se ci sono ancora i genitori, ecco che deve tutelare i loro diritti con delle quote variabili. In presenza di solo del coniuge mi pare sia della metà, la quota di patrimonio riservata al coniuge, in presenza di coniuge più un figlio è un terzo ciascuno, in presenza di più figli è il coniuge e due quarti ai più figli e un quarto al coniuge. L'intendimento del legislatore è comunque far sì che ci sia sempre un quarto di porzione del proprio patrimonio disponibile. Questa ci sarà sempre comunque e potrà essere lasciata a chi si vuole. Quindi se per esempio io volessi dare una risposta a questa domanda, posso lasciare tutti i miei averi a mia moglie e niente a mio figlio che ha 31 anni e un lavoro mentre mia moglie dipende interamente da me? La risposta sarebbe no, perché comunque al figlio spetta una quota di legittima. Una precisazione però va fatta. Ipotizziamo che quel soggetto abbia disposto con testamento e abbia lasciato tutto quanto alla propria moglie, abbia scritto il testamento olografo e abbia lasciato tutto quanto alla propria moglie, escludendo quindi il figlio. Quando si aprirà la successione di questo soggetto, quel testamento non verrà di per sé riconosciuto invalido, perché la tutela del figlio non è tale da far ritenere quel testamento radicalmente nullo. Quel testamento sarà valido e immediatamente con l'apertura della successione si darà corso all'esecuzione di quel testamento. È onere del figlio andare in quel caso ad impugnare il testamento per far valere la propria quota di legittima. Sarà un'azione giudiziaria che probabilmente vincerà agevolmente, perché comunque è stato leso interamente nella propria quota, però deve impugnare il testamento e deve esperire un'azione giudiziaria. A volte penso anche che tra
che sia comunque forse meglio esprimere la propria volontà in questo senso che non esprimere alcun tipo di volontà, perché mal che vada si restringe la quota di spettanza del figlio, in questo caso, che dove lo si vuole completamente escludere. Sarà onere del figlio, quindi esperire l'azione giudiziaria. Il nostro codice, ed è questa però la cosa più importante che molto spesso mi viene chiesta, non consente che il figlio rinunzi prima a questo diritto. Certo. Nell'esempio fatto, mentre il padre è ancora in vita, ha fatto testamento tutto quanto a favore della moglie, non è consentito al figlio rinunziare alla quota di spettanza mentre il padre è ancora in vita, mentre lo potrà fare quando il padre sarà defunto. In quel momento si potrà rinunziare al diritto di legittima di spettanza.